Aspetta, lo conosco. Apri. Ehi, hey, Dick, dove eri finito? Come va la vita, Blair? Ok. Ehi, torna più spesso. Ci sei mancato. Ehi, Dick, come andiamo? Joseph, il cacciatore di taglie numero uno. Ci vediamo, amico. Per oggi ho solo questo. Compri qualcosa? Serve niente in particolare? Ok, ci penso io. Ecco, come nuova. Sarò qui se hai bisogno. Che posso fare? Cosa posso offrirti? Ok. Ma non è ridotta troppo male. Torna presto, avrò merce nuova. Chiudo gli occhi solo per un momento. Coraggio. Diamoci da fare. Vediamo cosa avrà da dire il vecchio. Tu conosci una strada oltre il passo di Tilsen. Una volta mi hai detto io non che... ti ho detto niente, vattene, non oh, posso dai. Aiutarti, Dick. Disegnami almeno una mappa. Dopo tutto quello che hai fatto. Dopo tutto quello che ho... Parliamo di quello che hai fatto tu, eh? Sherman Scamp, quello va che hai via fatto. Da qui, no, lasciami ascolta, in pace! Pensa se potessi cancellare tutto, non rimedieresti. Quando ho messo Sara su quell'elicottero mi sentivo sollevato. Ti sembra forse possibile?
Ero sollevato. Mike, è con questo che convivo. E quindi stai inseguendo un fantasma? Credi forse che trovare tua moglie, sempre che sia viva, ti farà sentire meglio? Ti riscatterà? Non lo so, ma devo provarci. D'accordo. Ma se lo faccio, se adesso ti mostro la strada oltre il passo, non torni indietro. Ok? Devi promettermelo. Non torni indietro. Capito. Merda, ora mi tocca parlarne con Boozer. Sembra ci sia una vera e propria guerra contro quei cazzo di furiosi. Eppure noi ce ne stiamo qui a piagnucolare per qualche... Scorso inverno eravamo a Farewell Ridge, circondati da furiosi, migliaia, un'orda senza fine. Me lo ricordo. E io continuavo a pensare che tutti quanti noi, uomini, donne e bambini, siamo senza una casa. Non siamo altro che profughi. Già, il mondo è loro adesso. Sopravvivremo. È la nostra specialità, ma sopravvivere non è vita. Sai, Jack diceva sempre: non conta quando parti o dove vuoi arrivare. Conta sapere come tornare a casa. Sai, non abbiamo più parlato del perché indossiamo i simboli della banda ancora adesso, in questo inferno. Stronzate del genere non contano più ormai. Già, è l'abitudine. Gli ultimi due mongrel figli di Farewell. Sì, i Biker Boys, i randagi più cazzuti di tutta la strada morta. Parola sante. Sì, forse siamo diventati una specie di brand. Possiamo essere di tutto, ma non siamo mai stati un brand. Quando siamo partiti da Farewell, senza Sara, senza Jack o nessun altro, sapevo che ci saremmo lasciati tutto alle spalle, che avremmo perso ogni cosa, ma non questo. Vuoi tornare nomade, eh? Sì, credo di sì. Forza, Jack. Dentro, andiamo. Se è viva, la troverai. Dick, sei pronto? Sì, Mike, sono pronto. Vediamoci al cancello. Non farmi aspettare. Sì, certo, Mike, come vuoi.
Ehi. Ho sentito che Mike ti porta al passo. Già. Credi davvero sia viva? Sono morte miliardi di persone e lei ce l'ha fatta. Noi ce l'abbiamo fatta, no? Se mi arrendo ora, se non provo a cercarla, cazzo, finirò per diventare come... Come noi, giusto? Come Iron Mike, come Boozer, come ci chiami tu, accampati, eh? Ora vai. Trova la tua donna. Sai dove sono. Ecco, sai cosa penso, Deacon? Penso che tu abbia paura di restare qui. Hai paura di essere parte di qualcosa. Noi abbiamo bisogno di te e il solo pensiero ti terrorizza. Mi dispiace. Sì, anche a me. Sei pronto? Sì, voglio andarmene da qui. Forza, di qua. Ok, ti seguo. Ho portato Jack a pescare prima, sai? Non ci credo. Ha preso un pesce, ma non sapeva che cosa farsene. Tipico di Jack. Mandava avanti una banda niente male. Certo, voi ragazzi vi siete dati da fare, ma non avete mai ucciso nessuno. Non a sangue freddo. Non è omicidio se non spari per primo. Sai quanti turisti passavano da qui ogni estate? Qualcuno. Migliaia. Era impossibile tenere il conto. La superstrada si riempiva di SUV e camper con donne ustionate dal sole, mocciosi saputelli e uomini che trangugiavano birra. Era un arcobaleno di infradito, camicie hawaiane e cappelli di paglia. Arrivavano per tutta l'estate, come un esercito di formiche colorate da Los Angeles a Farewell a qui, senza sosta. Fortuna che non sono mai venuto in quel periodo dell'anno. Servirebbe una mano. Non ho altra scelta, Mike. Già, tanto meglio. Vieni, seguimi. Sì, ok. Thank you.
Ci siamo. Ecco, io mi fermo qui. Segui sempre il sentiero. Scendi lungo il crinale fino alla valle di Diamond Lake. E buona fortuna. Spero che tua moglie sia ancora viva come dici. Lo è di certo. Sì, può darsi. Ma chiediti questo, Deacon. Avrebbe importanza se tutti gli altri morissero? Se sei qui, ti troverò. Mayday! Mayday! Capitano Curi, mi sente? Rispondete! Mayday! Niente da fare. Maledizione, riprova! Ma che diavolo... Thank you.
Ok. Finalmente. Cazzo. Sono a corto di munizioni. Combatti! Forza! Forza! Puoi farcela! Falla a pezzi! Dai! Attento, amico! Qui non si scherza! Forza, entra! Forza! Falla a pezzi! Dai! Non ti arrendere! Forza! Puoi farcela! Ah, sì! Sì! Così! Vai, vai! Tuo amico! Qui non si scherza! Combatti! Forza! Spara ancora! Cazzalo! Proprio adesso! Forza! Puoi farcela!
Forza! Falla a pezzi! Dai! Ah! Attento, amico! Qui non si scherza! Andiamo! Forza! Puoi farcela! Insisti! Sì! Sì! Attento, amico! Qui non si scherza! Una taglia. Sì. Tu... sei... oh, Gesù, non tu... so come avremmo fatto senza di te. Sì, grazie. No, ok, va bene, è morto. È tutto posto. L'eroe del giorno. Oddio. Sono Russell, Glenn Russell, il soldato Mullins. Rick. Ciao, Rick. Sono Deacon St. John. Hai detto soldato? Sì. Sì, signore. Della contea di Deschutes. Non sei di queste parti. Hai attraversato il passo. No. Diciamo che sto vagando alla cieca. Vengo dalle saline a est di Silver Lake. Che accidenti ci fai qui? Hai superato la 97. Wow, vacci piano. Cosa? Ti ha appena salvato la vita, no? Il colonnello ha chiesto di interrogare chiunque entri nel territorio, da tutte... Ho capito, ma datti una calmata. Lasciamo decidere al capitano, ok? Ok. Lui ha ammazzato un cazzo di idrofobo. Vieni con noi. Siamo accampati a Diamond Lake. Avrai una branda e un piatto di sbobba. Ok, sì, buona idea. E Flores, non possiamo lasciarlo. Tu aspetta qui, torno col carburante. No! Ascolta, resta qui. Usa le sue munizioni. Andrà bene. Ok? Andiamo. Ti vengo dietro. Stammi dietro, intesi? I predoni ci hanno causato parecchie grane nelle ultime settimane. Se ti vedono in giro rischiamo grosso. Ok, ricevuto. Allora, questa milizia di Deschutes... Senti, a me importa solo del raggio. Vogliono il saluto e il sì signore? Io saluto e dico sì signore. Quanti siete? E al campo? Almeno un centinaio. È difficile tenere il conto, ma il quartier generale sono molti di più. Sì, ci sono donne? Beh, se cerchi compagnia, caschi male. Il colonnello ha proibito a tutti di fraterni. Fraternizzare? Esatto, quello. Ma se fai il tuo e segui gli ordini, nessuno ti rompe le palle. Donne o uomini, per il colonnello è lo stesso. Io non... Senti, sto solo cercando un gruppo con cui viaggiavo l'anno scorso. E tra loro c'era anche una donna. A quanto ne so, sono passati da Silver Lake e da un campo profughi della Nero. Silver Lake? Non credo proprio. I furiosi l'hanno invasa molto prima. Sì, è vero. Ormai è facile perdere la cognizione del tempo. Comunque, voi non avete reclutato nessuno. Tra i superstiti del campo profughi, intendo. Può darsi. È un esercito enorme, te l'ho detto. Chiedi al capitano. Lui viene dalle saline, se non sbaglio. Forse sa qualcosa. Il capitano? Sì, Curi, comanda l'avamposto di Diamond Lake. Ci siamo quasi. Ci siamo. Sono il caporale Russell, aprite! Rapporto. Capitano, era quasi nostro. Sul serio, la sua moto era ancora calda. Però l'avete perso. No, signore. Cioè, sì, l'abbiamo perso. Ma abbiamo incontrato un idrofobo. Mullins e Flores? Flores è morto, signore. Mullins è ancora con lui.
È tutto, caporale. Vada, Mullins. Mi servirà del carburante. Sì, signor, sì. Senza l'aiuto di quest'uomo saremmo tutti morti, signore. Gli ho promesso un pasto caldo e un rifugio per questa notte. Caporale, ti voglio fuori dai piedi. E tu saresti? Mi chiamo Deacon St. John. Io sono Curi, Derry Curi. Tutto bene? Sì, io... comincio a essere stanco, sono in viaggio da troppo tempo. Ho sentito che cercate nuove reclute. Sei interessato? Vorrei fermarmi per un po', trovare un riparo. Sì, mi interessa. Vieni. Dimmi, quanto hai vissuto da ragazzo? Stringete i denti, andiamo. Saprei, nell'incubo si perde la punizione del tempo. E dove trovavi scorte e munizioni? Lavoravo per un paio di campi, come cacciatore di taglie soprattutto. Curiosi o uomini? Entrambi. Ero famoso per il mio talento nel seguire le tracce. Beh, quali campi? Dove sono? Oltre la valle di Farewell. Al lavoro, ma non gente, conta più. Dateci dentro! I furiosi li hanno spazzati via. Sì, signor, sì! Lassel ha detto che eri a Silver Lake quando è caduta. Sì, una bella pioggia di merda. Uno, credimi. Due, uno, ah, due, sopravvissuti? Uno, due, seguite il ritmo! Ok, sergente! Sì, sergente! Tieni, prendi questo. Sono crediti della milizia. Per aver aiutato i miei. Da usare negli spacci del campo. Ok. Se vuoi unirti a noi, stai pronto. Stiamo per partire in missione. Che genere di missione? Te la cavi a cercare tracce? Sì, direi di sì. Qui non è vita da randaggi. Si combatte una guerra. Sei all'altezza? Sapete far di meglio. Posso arruolarti, ma è il colonnello a renderlo ufficiale. Se rimani e dai una mano, ti porterò io da lui. Puoi contarci. Bene. Dio santo. Quello stronzo ha il mio anello. L'ha preso a Sara e magari di nascosta perché lei non gliel'avrebbe mai dato. Ma questo significa che sarei qui. Via, via, via! Forza, muovi quel culo! Sembra è così che credi di seminare i furiosi? Beh, ti sbagli! Forza, devi impegnarti di più! Ok! Sergente! Sì, sergente! Perché non ti impegni? Perché sei ancora qui? Perché non hai ancora completato? Ehi, tu non hai l'aria del soldato. No, infatti, sono Wade Taylor, ma chiamami Wade. Deacon St. John. Stai scherzando? Deacon St. John, il tuo vecchio era un prete o cosa? No. Beh, un nome coi controcazzi. Ok. Hai visto, amico? Questo posto è un vero spallo. L'ho visto. Allora, vuoi arruolarti e entrare nell'esercito, a giocare al soldato? Non lo so, può darsi, ascolta. Sembri appena arrivato dall'incubo, non è vero? Sì, ero lì fino a ieri. Io stavo... Non vedo l'ora di vedere il colonnello chi per me. Ero in viaggio con altre persone, ma ci siamo separati. Tu hai mai visto questa donna? No, bello, ma non è affatto male. Me la farei volentieri. ora devo andare. Vogliono controllare i suoi pidocchi e cose così. In bocca al lupo, Deacon St. John. Ragazzi. Dio, è fuori di testa. Non si ricorderebbe di Sara neanche se l'avesse preso a sberle. Dai, Sara, andiamo. Dove sei? Sei qui, da qualche parte. Magari in queste tende. No, non può essere tra i meccanici. Molto non bravo. Sa distinguere una chiave da un cacciavite. Ciao, buongiorno. Ehi. Ehi, ciao. Io non ti ho mai visto in giro. Lucas Monroe.
Sì, è vero, sono arrivato da poco. Dico a San John. Beh, allora, da pure un'occhiata. Posso venderti i ricambi per la moto, se hai i crediti da spendere. Ok, grazie. Ok, ottima scelta, devo dire. Sì, bene. Oggi ho degli ottimi pezzi. Sì, ok. Bene. Che ti serve? Sì.